È una famiglia di emarginate. La gente del paese ricorre a loro quando hanno bisogno. Il romanzo inizia con la costruzione dell'autostrada Napoli-Bari negli anni 60, e questa costruzione è proprio una metafora del cambiamento. È come una frattura fra un mondo arcaico e un mondo moderno, cioè la modernità avanza e tutto ciò che nel mondo arcaico è resistito fino a quel momento e crolla. Questa figura, la protagonista, che sarebbe Adelina, avverte questo cambiamento, avverte la sua impossibilità a continuare una tradizione familiare che è quella dell'Eianare. Perché lei è una Janara, abita all'interno di una catapecchia, ai margini del bosco, è emarginata da tutti e lei è la figlia e la nipote di due Janare. Quindi per tradizione dovrebbe continuare questa attività. E però lei avverte appunto il mutamento e decide di abbandonare la sua casa e quindi di troncare con la storia di prima. Poi più avanti vedremo che lei, che è fuggita per trovare un altro destino, che non sia il suo vecchio destino. È chiaro, lei non è che fugge dalle tradizioni, cioè lei non lo sa, lei è ignara, sa solo che non vuole più appartenere a quella comunità in cui lei è vista come una strega. Quindi lei fugge. Per trovare una nuova strada, una nuova via. E inconsciamente può darsi che lei sappia che voglia uscire da questa modalità, ma in sostanza poi la sua fuga la porta ad incontrare un destino diverso, però all'interno di questo destino diverso, tutto va in malora. Non so se questa può essere una metafora del fatto che non è possibile sfuggire al proprio destino. E la modernità che avanza distruggerà ogni cosa, e come un vento, come una tempesta, per cui è molto complicato riuscire a stare. E infatti poi l'abbiamo visto nella pratica, no? Nella pratica noi oggi sappiamo che queste tradizioni sono solo folcloristiche, spesse volte, no? Si fa ricordo di questo, di quell'altro, ma sono esterne, non hanno più una partecipazione intima, no? Come l'avevano fino agli anni 60.